Beppe Grillo, Beppa Grillo, quello che è, lancia, non si legge bene, lancia i matti di Sallusti, ecco, come sindaco di Milano, i matti di Sallusti come sindaco di Milano, vabbè, ma sono già sindaci, presidenti, regnanti, la toga regna. Aggiunto due giorni fa da Antefatto Blog, visualizzazioni 32.864, tutti i commenti, 220, dice rispondi a questo video. Ecco, dice, altri gli insulti e le minacce non vanno. Dice, ma gli insultati, i minacciati sono loro, povere bestie. Dice, altre mail, nulla. Miau, naturalmente, no? Dice, guarda sopra e anche sotto. Sopra c'è l'ansetto barbuto e il bebè. E sotto, sotto, eccone uno. Jingle Bell 32. Però che dice? Dice, sei un maiale immenso e sei riuscito a catturarlo anche da solo. A che vuol dire? Boh, comunque insulta, no? E lasciamo perdere, andiamo avanti. Mortizia, 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 Mortizia è la Berluscona detta Marina. Lavratti e la nasale, la sindaca stellare, la sindaca nasale, quello che ha cagato il Gabriele Botman. Ma adesso il PM di famiglia, tale Robledo Alfredo, una merdaviglia. Beh, il PM della Milano Italia merdaviglia, il PM numero uno, privato in ghiuna, no, privato misterioso, no? Andiamo avanti. Dice, e dialogate con i vostri, non rompete i, ecco, dice, nobili Alberto, e dei vostri, e ha risposto al vostro commento su intercettazioni, vogliono impedire di scoprire i reati. E che dice il nobile Alberto, il fiato Alberto, quando parla, mamma dei, ma, dice, io! Ma che? Il nobile Alberto? No, lasciamo perdere, lo dico a modo mio, non alla modo, al modo no, quello è spastico, quello è spastico. Dice, se lo voglio, hai il diritto e il dovere di spiarti, di riprenderti nudo sotto la doccia e caricare il filmato se io porno, di telefonarti a forte gli scherzi telefonici, anche di venire a rubare in casa tua, capito, mosso di merda, eh? E poi dice ancora, massacrare i bib, e poi dice ancora, io sono una brava persona, dice, altro che i giudici matti del Sallusti. Poi dice, non si capisce perché, tutti vogliono ammazzare Mini Miao. Ma come, vi allotta? Andiamo avanti. Dice, però, dice, ma quando la vedono, cambiano strada. Che vigliacchetti, che vigliacchetti. Dice, gli intrallazzi che fanno. Gli intrallazzi che fanno. Sì. Che? Quello, il candidato sindaco del Grillo, non li capisce nemmeno, ma manco se gli spieghi. E poi dice ancora, l'insetto barbuto dice ancora, è il rovesciamento della piramide. Sì, la testa giù e i piedi in su, vabbè, va. Poi arriva Jingle Bell, ancora Jingle Bell 32, dice, Mini Mio, devi morire ammazzato, deve morire ammazzato. Sì, sì, vabbè. Poi i soliti commenti, l'aria brutta, l'aria cattiva, io cemento, sì, cemento armato, ladrone di città. Vecchia la storia, lascia perdere. Dopo quanto ho detto, dice, si dovrebbero suicidare. No, dice, continueranno
a cantarsela, a suonarsela, dice, e sassonate, so campane, battaglie di campana, dice, e poi dice, dice l'insetto barbuto, dice, e un disinfettante naturale, chi? Il bebè. Ah, e poi dice ancora, dice, e sono senza prostata i capelli. Però, se sei senza prostata e capelli, dove cazzo vai? Devi avere tanti capelli, no? Devi avere tanti capelli, altrimenti dove cazzo vai? E devi avere una prostata, due prostate, tre prostate, più prostate hai e più capelli hai e più sei intelligente e onesto. Sì, hey, dice, l'Italia è il paese dei nick, dei fantasmi. L'insetto barbuto sembra con i nick. Va avanti, i network, i social, sì, vabbè, hey, dice, se non sei Nick, se non sei fantasma, se sei balia lì a latti, sei un troll, ma sgammati, i grilli, gli insetti, i tragni, le formiche, le tarantole, mamma mia, dice, i grilli, dice, sono berlusconiani, morattiani, finché 2 più 2 fa 4, il Sallusti dice che i giudici sono matti, sì, sono matti, il Turone Giuliano mi ha assicurato, sacra infezione prevenzione alla mano, che il tribunale non è un manicomio. E qui dice bisogna stabilire come stanno le cose. C'è un giudice a Berlino? E dice, con tutti i berlusconiani che ci sono, dicono, dice, che sono berlusconiano io. Ebbene, nemmeno l'unico che può fare il culo, ah, Berlusconi, dice, anche a Berlusconi, ma che ci capisce, è bravo. Arriva, no, il cucciolo della Sinta Castellare è un Batman, Alfredo Robledo, il Robin della situazione, lo sceriffo Fo, più che Robin è lo sceriffo Fo, il vendicatore, quello che è, insomma, dice, mo indaga, ecco, più in là chieda allo Ielo di archiviare e io pago, dice, ma il criminale matricolato era Croxi, ecco, hanno i loro eroi e i loro criminali ben datati, eh? Il presente non esiste, esiste il passato e il futuro, il presente no. Ah, dice Rossana Pilacchione, altro Nick, dice Alfredo Robledo, dice il Robin Hood, quello che roba ai ricchi per dare ai poveri, ma lo fa sotto forma di domanda, sì, vabbè. Ah, poi dice Mini Miao, era ieri 18 ore fa, dice, e adesso, dice, vado perché devo allattare il Danilo Perego. Ma questi lo sanno chi è il Danilo Perego? No, ma allora dice non sanno niente, sono ignoranti, non c'è gusto. E infatti se n'è andata a prendere il sole oggi che era una bella giornata. Dice ma che parla Perego qui? Poi ancora Rossana Pelacchiona dice, il Danilo Perego, dice, è quello che minacciò la russo cara mia dicendo, che disse, ah, ci fece un video, ah, il titolo da questo, dice, ah, disgraziati, figli da mignotta, mando cazzo state, ti devono pagare la bolletta, no? E lì cercava per farsi pagare la bolletta, no? Ah, dice ancora i grillini, e dice i grillini sono troppo stupidi, non c'è gusto, e infatti sono insetti, hanno segnalato come spam un Rossana Pelacchione, che aveva ripreso i commenti che diceva i grillini sono troppo stupidi, non c'è gusto, dice, lo dice sempre il mio meofata,
Dice che è un fior di mio fata. Che cazzo vuol dire? Ma spiegate, ma vaffanculo, va. Poi dice, e adesso, fuori il programma. Quando hai detto no al cemento, no alla malaria, no a questo, no a quello, le centraline su, le centraline giù. E che cazzo hai detto? Boh. Dice, Rossana Pelacchiona ha detto e riferito naturalmente alla Moratti Letizia, dice, qui sta la mia Milano. Lo presenti lo stesso estensore. Il programma lo presenti lo stesso estensore. Il nobile Alberto, procuratore alla fiera, procuratore procurato alla fiera di Obey Obey. Qui sta la mia Milano, lo dice Rossana Pelacchiona, intendente Moratti Letizia. E De Magistris, De Magistris, avvertito. E la Sonia Alfano, abortita. Ehi, di aborto in aborto. Il programma ce l'ha. Un Movimento 5 Stelle, il programma ce l'ha. Scritto dal nobile Alberto, procuratore in quel di Milano. Però, dice questo, un Mattia, dice, un ragazzo brillante, intelligente, dice, fosse intelligente non se la farebbe con il grillo. È logico, no? Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. No, arriva uno, un certo Weiner Cerberus, dice, il tuo nickname rispecchia la tua mentalità di canaglia, fuori dall'Italia, berlusconiano. Ehi, dice, vieta bestemmiare. Scientology, tu dici Scientology? Fa parte del Varium Mafia 7 riunite, oltre il grande fratello di Orwell. E queste combattono le sette, la mafia? Ma non le vedono, le mafie vere non le vedono. Ecco, il premio. Tu dici il premio. Ah no, dici il premier ha detto che l'Italia è una repubblica giudiziaria. Napoli, domanda, l'Italia è una repubblica giudiziaria? Non sanno rispondere né sì e né no. E però loro fanno, sì, solo il voto, il referendum sì. Qui ha una semplice domanda, l'Italia è una repubblica giudiziaria? Non sanno rispondere. Loro li sanno solo proporre i quesiti, il referendum. Se tu gli poni una domanda, non sanno rispondere. Ma, dice il grillo è un deficiente, per non dire di più, altrettanto che gli va dietro, dice, passiamo a cose serie. Arriva un certo l'amante ideale e dice, sparati! Dice, poi il grillo si scrive con due L. Ecco, se glielo dici tu, sparati è un'offesa. Lo dice lui, va bene. Comunque, dice, c'hai ragione. Il grillo con due L è un deficiente con 5 F, per non dire di più. Altrettanto che gli va dietro. Passiamo a cose serie. Ma poi dice l'amante ideale di chi? Di Rubi, di Vendola, della Moratti, di Berlusconi, di Fini, della Pomodoro, di Nobili Alberta, di Napolitana, della Iervolino, della Gelmini, di Bersani, di Pietro Antonio, di... E dillo tu! Tanto per dimostrare che fare politica su internet è da deficienti! Arriva ancora Weiner Carvero, si dice, attenzione, che dice, anticanaglie, deve essere un qualche provocatore o un qualche berlusconiano che rosica, poiché il governo del suo nenerotto l'ha donato e sul punto di cadere, se potete segnalare il suo profilo affinché sia bannato da YouTube. Si difendono solo così, si sanno difendere, basta. Hey, dice, Minimiano ha detto, dice, io sono la Baglia d'Italia, chiedere ai miei allattati, adesso stanno tutti i numeri, no, de fax, de telefono, tutti gli indirizzi, madonna mia.
L'amante ideale replica e dice: «Sai, potrei darti una risposta e farti pentire di tutte queste curiosità». «Che curiosità? Ma che curiosità?» Dice l'amante ideale di una persona che te conosci bene. E mi fermo qua, testina.